Sono le 5 e mezza di una mattina di fine ottobre, amici di Moto.it, e siamo diretti in Giappone per vedere il futuro. Amici di Moto.it, sul monorotaia direzione Tokyo Big Sight, cioè il luogo, la struttura dove si tiene il Japan Mobility Show. Cosa andiamo a vedere? Principalmente il futuro della motocicletta, tutto quello che potrà interessare la mobilità sulle ruote dei prossimi anni. Andiamo! Edificio quantomeno imponente. E andiamo a vedere qua tante novità belle. Incominciamo a parlare di mobilità alternativa, o quantomeno di alimentazione alternativa, la grande diatriba tra elettrico e motore a combustione interna. Qua vedrà interessanti sviluppi da parte di Suzuki, Honda, Kawasaki probabilmente, certamente anche Yamaha, e forse Toyota ci metterà lo zampino. Quindi adesso è il momento di entrare dentro e di vedere quello che succederà nel futuro della moto. Amici di Moto.it, da dove iniziare il racconto di tutte le novità che riguardano la motocicletta qui dal Giappone, dal Japan Mobility Show? Inizio da qua, dallo stand Suzuki, dal Burgman ad idrogeno. In realtà un Burgman ad idrogeno già si era visto nei tempi passati. Ci ricordiamo anche del Burgman a cella di combustibile, anche grazie all'idrogeno, del prototipo Cross Cage di qualche anno fa, credo 2007, ma finalmente troviamo in veste ufficiale un Burgman ad idrogeno. Non è un modello definitivo, è un modello che probabilmente lascia presagire delle ulteriori evoluzioni, però in qualsiasi caso è un grosso passo in avanti. Troviamo la scritta HiSE, è il consorzio che unisce Suzuki, Yamaha, Kawasaki e Honda assieme a Toyota per lo sviluppo della mobilità grazie all'idrogeno. Di fatto è un Burgman 400 ABS che già conosciamo, quindi ha un motore a combustione interna alimentato, come vedete qua, da questo serbatoio da 70 mpa. Non conosciamo i dati tecnici, quindi non sappiamo esattamente la potenza che sviluppa, l'autonomia, il consumo, però ragazzi è pur sempre un grosso passo in avanti per un mezzo non elettrico con carburanti alternativi. Tra l'altro c'è da ricordare che Suzuki si è data, come dire, una scadenza, quella del 2050, per la totale decarbonizzazione, quantomeno in Europa e nei paesi tra virgolette avanzati, per la totale decarbonizzazione della propria produzione, per il 2070 in altre zone come l'India e i paesi asiatici. Questo è certamente un grosso passo in avanti. Andiamo a vedere gli altri veicoli però. Il secondo veicolo che Suzuki ha portato per la mobilità alternativa è invece un veicolo puramente elettrico, è l'e-Burgman. Di fatto un Burgman assimilabile al 125, che pesa 147 kg. Ha un'autonomia di 44 km, motore da 4 kW e 18 Nm di coppia. La particolarità è quella di avere una doppia batteria. Due batterie sostituibili che stanno qui sotto la sella. Vi faccio vedere, si apre la sella, ci sono due batterie che è possibile estrarre, si rimuovono questi fermi ed è possibile estrarre. Si risolvono così, anzi mi chiedo, si risolvono così i problemi di autonomia e anche tempi di ricarica dei mezzi elettrici? Secondo me questa può essere una buona soluzione per i mezzi cittadini. Ultimo veicolo per Suzuki al Japan Mobility Show è un piccolo scooter assimilabile a un 50 cm cubi, però ovviamente è elettrico. Si chiama, l'avete visto anche su Moto.it probabilmente, è Choinori. Piccolino, ruote veramente minuscole adatto alla città, però interessante quantomeno che oltre alla trazione elettrica presenta un discreto vano sotto la sella. Allo stand Yamaha c'è veramente una meraviglia, ovviamente un prototipo, un concept incredibile, il nuovo Motoroid
2.0. Se non trovate il cavalletto che poggia per terra è perché... May I move it? Ok. Perché si inclina ma rimane sempre in piedi, perché è un mezzo veramente... un prototipo veramente incredibile. Lo trovate su moto.it, anche nell'articolo che abbiamo dedicato a questo straordinario mezzo, ovviamente a trazione elettrica. Il motore è qui ovviamente nella ruota posteriore, ma è tutto l'insieme, il suo design, la sua forma di integrazione col pilota, che se stupefacente realizza ovviamente quella potrebbe essere una moto futuristica. Praticamente seguita così, la moto è senza manubrio, è seguita con queste levette. Veramente straordinario. Rappresenta un po' il futuro probabilmente secondo Yamaha, ma il futuro che troviamo innanzitutto nella sua prima edizione, l'edizione precedente, il Motoroid di qualche anno fa, che in qualche modo richiama i concetti già espressi con il 2.0 che vediamo prima. Qua abbiamo manubrio, qua le batterie facilmente esportabili, ma poi anche i modelli un po' meno, come dire, futuristici. Andiamo alla moto da trial, la TY è anche qui, ragazzi, motorizzazione elettrica, e questa volta siamo veramente nel campo del possibile. Di questa moto abbiamo parlato qualche tempo fa su moto.it, e questo meccanismo che vedete qui serve di fatto a non far mai cadere la motocicletta. È la moto che sta sempre in piedi, si chiama AMSAS, l'abbiamo visto anche in uno scooter poco fa, e questo è sicuramente una delle evoluzioni, questa è certamente una delle evoluzioni che sarà possibile implementare nella moto del futuro per Yamaha. Guardate qui sopra, diciamo che è un manubrio stile Clubman, ma abbastanza più articolato, con tutta la cavetteria e anche l'hardware necessario per far funzionare il sistema che bilancia sempre la motocicletta, e la fassata è sempre in piedi, rende impossibile che questa moto cada quantomeno a bassa velocità. E da questa parte abbiamo lo Yamaha TMW, è il primo leaning multi-wheel di Yamaha. Cosa significa? Due ruote anteriori, tra l'altro mosse entrambi da due motori elettrici che possono inclinarsi, mantenere sempre il carico tra l'altro nella posizione ottimale orizzontale. Lo schema è quello che vediamo qui, un po' simile a quello della Nikon, come dicevo, motori anche elettrici sulle ruote anteriori e anche motorizzazione normale, motorizzazione a combustione interna classicamente per la ruota posteriore. Mezzo ovviamente dedicato a chi ne fa un uso particolarmente intenso, strade sconnesse, trasporti, montagne, un utilizzo veramente country. I costruttori nostrani sono avvertiti, Yamaha forse intende entrare anche nel mondo delle piccole moto sportive divertenti. Questo è l'EFV, un concept electric fun vehicle, è mosso da un motore elettrico. Qui sopra troviamo anche probabilmente un altoparlante per riprodurre il rumore delle moto meccaniche. Però è un bel concept, un bel tentativo di entrare nel mondo delle moto elettriche divertenti, piccole, magari in circuito, come mostra anche questo filmato qua. Yamaha ha portato al salone anche un prototipo alimentato di idrogeno. Questo è uno scooter di ricerca fatto insieme al consorzio Heise, che, come probabilmente vi avrò già detto, è anche il consorzio che riunisce Suzuki, Honda e Kawasaki, anche Toyota, per la ricerca sui mezzi con motore a combustione interna alimentati a idrogeno. Ricerca molto interessante perché consente la sopravvivenza, tra virgolette, del motore a combustione interna anche con carburanti diversi dalla benzina. Non sappiamo molto su questo scooter se non che è un mezzo destinato appunto alla ricerca, e così ci spieghiamo anche questo serbatoio così ingombrante sul sellino posteriore. Probabilmente in un eventuale mezzo di serie ovviamente scomparirà, anche perché questa struttura appare essere parecchio, parecchio pesante. 125 cm cubi per questo scooter, una massa di 217 kg, e per il resto non sappiamo nient'altro. Non ha quattro ruote, ma nemmeno due, è il Yamaha Tricera o Tricera, come volete pronunciarlo. Vedete subito che di fatto è una macchina due posti con due ruote anteriori sterzanti, ovviamente design fantastico, ma è sterzante anche la ruota posteriore.
Questo è stato fatto per dare ulteriore emozione alla guida, per tornare in possesso, tra virgolette, della dinamica del veicolo. Anche in questo caso motore elettrico, questo lo ribadisce anche il nome qui, è un concept, ma può essere anche questo un ottimo esempio di come potrebbe eventualmente evolversi la mobilità del futuro. Secondo voi è più moto oppure più macchina? Secondo me, insomma, è più una macchina. Allo stand Honda, una delle novità principali dal punto di vista motociclistico, perché ci sono tante altre che voglio farvi vedere comunque, è lo scooter SCE, due punti, SCE. È uno scooter che è assimilabile di fatto a un 125 e anche questo, come altre novità che abbiamo visto, come il Burgman 125, ha due batterie dello stesso tipo, quindi stesso consorzio, swappabili, quindi si possono rimuovere, estrarre in questa maniera, portare a casa e ricaricare. Elimina anche in questo caso i tempi di ricarica, elimina anche, aumenta quindi di fatto anche l'autonomia e un po' anche la noia di dover aspettare che si ricarichi il veicolo. Belle forme, belle superfici e qua abbiamo anche l'Honda M1e che già abbiamo visto perché l'ha provato la nostra Buckets. Qui troviamo l'Honda E-Technology, di fatto, insomma, la stazione di ricarica delle batterie svappabili. L'avevamo visto soltanto in fotografia, adesso è qui, l'Honda Moto Compacto, il mezzo elettrico trasportabile facilmente, quasi come una valigia. La via di mezzo probabilmente tra un monopattino e un piccolissimo scooter, insomma un veicolo pronto ad essere trasportato all'interno del buco di una macchina. No ragazzi, non sono impazzito, non sto inquadrando una macchina perché abbiamo cambiato testata, non siamo su Automoto ma siamo sempre su Moto.it, perché questa in realtà è la Sustainer C-Concept che viene abbinata, come un po' in passato avveniva anche per la City degli anni 80, con un veicolo a due ruote, piccolo, molto compatto. In questo caso la Sustainer C-Concept viene abbinata al Pocket Concept, di fatto un'alternativa alla mobilità autoelettrica. Ovviamente questo è un concept, concept elettrico anche per quanto riguarda il piccolo due ruote, con ruote veramente, ragazzi, piccolissime, però perché no? Ma Honda continua a credere anche ai suoi veicoli, scusate, velivoli, in questo caso, come l'EVT-All, la macchina volante, se vogliamo. Questa è una rappresentazione in scala, chissà che non arrivi a breve. Se solo avessi 7 milioni di euro o giù di lì, ragazzi, comprerei un mezzo molto particolare. A me piacciono le moto, però ragazzi, chi non ha voglia di volare e magari di farlo con grande classe. Honda Jet Elite, la terza edizione del jet di Honda, esposto qui al Japan Mobility Show. Andiamo insieme a vederlo perché è una curiosità che c'entra poco col mondo delle moto, però insomma, Honda is Honda. E poi ragazzi, quando si parla di volare di motori, secondo me queste cose fanno piacere a tutti. Questo è il cockpit definitivo di questo modello, che può raggiungere circa i 750 km all'ora e volare per circa 2000 km. Ha due motori che poi faccio vedere, sono i turbofan di nuova generazione che vedete qui esposti, ma insomma io non ci capisco niente in questo cockpit, in questa strumentazione, che tra l'altro mi dicono che sia anche touch ed è quella definitiva. Però è veramente molto affascinante. Provo a sedermi al posto di uno dei due piloti e vediamo che cosa succede. Ragazzi, che spettacolo! Ed è molto affascinante, ragazzi. Purtroppo non posso prendere il volo qui al salone, anche perché mancano le ali. Questo è soltanto un prototipo in fibra di carbonio, come in fibra di carbonio ovviamente il resto di questo aeromobile. Qui ci sono gli altri posti dei passeggeri e mi dicono che anche in questa versione troviamo anche un restroom, cioè un bagnetto che, esatto, è questo qui, che si può anche chiudere, adesso non so esattamente come sia, ma praticamente in questa maniera, sì, esatto. Chi non vorrebbe avere 7 milioni di euro per comprare un aggeggio di questo genere? Alla Japan Mobility Show di Tokyo è presente anche Kawasaki. Di Kawasaki conosciamo già l'impegno a favore dell'elettrico con i suoi recentissimi esordi come la EV1 e soprattutto la prima moto ibrida elettrica e con motore a combustione interna provata dal nostro Nicola Andretto. Ciao Andretto,
da pochissimo, che troviamo anche qua nello stand Kawasaki, come vedete. Però, avendolo visitato prima, devo dire che ci sono delle interessanti novità che trascendono un po' dal mondo della mobilità alternativa del futuro, che invece ritornano un po' al passato. Prima di tutto vi faccio vedere, ma già l'ho fatto vedere abbondantemente, il nostro motoretto, la HEV Ninja. E la Ninja è uno. E poi passiamo innanzitutto ai festeggiamenti per i 40 anni della Ninja. Questa è una ZX10R in una livrea che onestamente mi sembra letteralmente strepitosa, che colpisce quelli che come me hanno vissuto l'era delle ZXR e comunque della Superbike degli anni 80 e 90. E infatti questa ZX4RR, provata dal nostro Pietro Vizzini, e abbiamo una fantastica ZXR400R SP, modello del 1990, colorazioni originali, una moto che in Italia praticamente non è stata importata, arrivava soltanto per vie traverse, ma che costituisce la base per poi avere oggi la ZX4RR. E tra l'altro, stand Kawasaki, vediamo per la prima volta anche la Eliminator 400. La cruiser di piccola cilindrata di Akashi. 48 cavalli, quindi adatta anche alle patenti A2. Sella 735 mm da terra, quindi veramente una sella rasoterra capace di accontentare anche chi, come me tra l'altro, insomma, non è altissimo. Allo stand Kawasaki troviamo la V230, non è un modello ancora in produzione, forse lo vedremo a Hikma, forse no, ancora non hanno saputo dirmi qui in Kawasaki se è un modello che incontreremo a Milano, però è una moto classica di piccola cilindrata, circa 250 cm cubi, ancora in sviluppo, che però potrebbe essere esportata, quando sarà definitiva, anche in Europa. Ma cos'ha di particolare questa motocicletta? Beh, forse non tutti voi conoscete la storia di Kawasaki, che all'inizio della propria storia aveva una relazione abbastanza forte con un altro marchio, con il marchio Meguro. Meguro è stato ripristinato, è stato rispolverato qui in Giappone e adesso sono presenti alcune motociclette, ma vendute soltanto in Giappone, come la Meguro S1, che di fatto è la moto che abbiamo visto poco fa, con uno stile un po' diverso, ma di fatto praticamente è la stessa motocicletta. Meguro in Giappone è presente, non è presente in Europa, e Kawasaki dice che di fatto questo marchio sarebbe abbastanza complicato da comunicare per adesso in Europa, preferiscono commercializzare eventualmente la V230 che avete visto prima. Questa è la moto originale del 1964, una 250 quattro tempi ovviamente, 18 cavalli per 165 kg, e questa è la moto che vedremo, anzi che i giapponesi vedranno qui in Giappone, la Meguro S1, anche questa di 250, sembra di 250 cm cubi. Come fare a sapere se questo è il futuro della mobilità? SkyDrive, azienda partecipata da Suzuki con una società di Venture Capital, presenta qui vicino allo stand Suzuki il suo velivolo. Questo ovviamente è un modello in scala. Vi racconto brevemente la storia di SkyDrive, che sviluppa questo progetto dal 2020. Questo è un progetto che può portare fino a 3 persone, un pilota e 2 passeggeri. Il progetto originario, nato nel 2020, poteva portare soltanto una persona. Può alzarsi grazie ai suoi motori elettrici. Quando sarà completamente sviluppato, e si pensa già per il 2024, sarà possibile vederlo nei nostri cieli, può alzarsi fino a 300 metri, quindi più basso di un elicottero, un po' più alto di alcuni droni. Velocità massima circa 100 km all'ora, ma attenzione, purtroppo nel bilanciamento tra peso e prestazione delle batterie, in questo momento la sua autonomia è di circa 7 minuti e 15 km, ma si spera di portarlo in tempi brevi a circa 30 km, quindi un quarto d'ora. Quello che vedete qui, lo ripeto un'altra volta, è un prototipo in scala, ma il prototipo definitivo lo vedremo certamente ai giochi di Osaka del 2025. E il futuro della mobilità? Beh, sicuramente è il futuro, l'aspirazione di tantissimi come me che amerebbero volare, magari avere la macchina elettrica. Per le motovolanti però c'è ancora tempo. Però in mezzo a tutte queste moto termiche, se vi faccio questa panoramica sicuramente noterete qualcosa di strano. Sì, la fantastica Kawasaki, che cosa è cambiato in America, la stessa vincente 450 Honda CRF
sempre negli Stati Uniti, ma abbiamo qui la moto che abbiamo visto anche nello stand di Yamaha, ma qua finalmente dopo 4 anni di oltre 4 anni di gestazione, e tra l'altro a 4 anni dopo la sua presentazione al Salone di Tokyo del 2019, ragazzi, abbiamo finalmente la Honda CR elettrica, la Honda CR Electric Proto. È una moto che correrà tra l'altro tra pochissimo una gara del campionato cross giapponese qui il 28 e il 29 ottobre, e potrete vedere la perfetta integrazione tra motore elettrico e batteria. Abbiamo anche, vediamo se riesco a farvele vedere, anche il raffreddamento al liquido che sta da questa parte qui, c'è un piccolo radiatore, magari adesso giro anche dall'altra parte. Ma quello che volevo farvi notare è la grande compattezza di questa moto, che non differisce nelle sue dimensioni da quella che è la 450, che forse non a caso è stata messa proprio qui accanto. Una moto che Honda sta sviluppando quindi da diverso tempo, che finalmente troverà il suo debutto nelle competizioni. Vedremo come andrà, di certo è la prima volta che Honda gareggia con una moto elettrica nel cross, ed è probabilmente lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo, se vogliamo, tra il presente e il futuro, anche nelle competizioni motocross. Chissà cosa, che resistenza ha, ragazzi, trovo la resistenza di fatto come quella del gas, come quella della CRF 450R, sì, bene, ma la resistenza è questa, insomma non differisce molto da una moto termica. Il prototipo è affascinante secondo me, perché è molto pulito nelle linee, lo ripeto un'altra volta, sembra veramente molto molto compatta, ma poi ovviamente le moto vanno giudicate per come vanno e non per come sembrano esteticamente all'esterno. Giù dall'altra parte vediamo se riesco a farvi vedere, anzi ci riuscirò certamente a farvi vedere l'altro lato della motocicletta, con le tubazioni per i liquidi di raffreddamento e il motore dall'altra parte, con la trasmissione, come vedete, ovviamente direttamente imperniata sul motore. La moto sarà tra l'altro condotta in gara da Trey Canard, che è un ex campione del Supercross. E volevo arrivare proprio qui, a questo prototipo Heise, di fatto questo è un consorzio, che riunisce Honda, Kawasaki, Yamaha, Toyota e Suzuki per lo sviluppo della mobilità con motore a combustione interna ma alimentazione a idrogeno. Questo è il prototipo che correrà la Dakar nel 2024, infatti come vedete Dakar Mission H2. Diamo un'occhiata all'interno, questo ovviamente non è il serbatoio dell'idrogeno, realmente spartano questo mezzo da competizione, in realtà porta la sfida della mobilità alternativa, anzi dei carburanti alternativi ai carburanti fossili fino alla Dakar. E sarà molto interessante tra l'altro vedere come un'alimentazione come l'idrogeno reagisce a un terreno di gara estremamente duro come il rally ex africano, adesso insomma si corre da un'altra parte. Amici, io non so, dopo questi giorni passati qui al Japan Mobility Show, quale sarà il futuro della motocicletta. Devo ammettere che la macchina del tempo del Moto Festival non mi ha scagliato così avanti nel tempo da capire come diventeranno le motociclette tra 50 o 100 anni. Rimaniamo ancorati ancora al XXI secolo e vi dico che da quello che ho visto qui c'è un gran fermento su tre settori particolari definiti, cioè l'elettrico, soprattutto per quello che riguarda i mezzi destinati alla città e magari anche le basse potenze, e ancora idrogeno per il carburante senza dover abbandonare il caro vecchio motore a combustione interna. Rimangono ancora molto lontane nel tempo, o forse no, le autovolanti, ma questo è un discorso che magari giriamo ai nostri cugini, anzi ai nostri fratelli di automoto. Vi domanderete a questo punto perché vi sto salutando con alle spalle queste moto che per me sono bellissime, sono le moto che hanno partecipato alla 8 ore di Suzuka, ve l'ho anche fatto vedere probabilmente prima, e questa è la moto che tra l'altro ha vinto la 8 ore di Suzuka, ha ancora i resti dell'asfalto e delle gomme della gara giapponese di endurance vinta qualche mese fa. Perché sono moto, vi saluto da qui perché sono moto che ci riportano al 2023. La macchina del tempo del Moto Festival vi riporta nel XXI secolo, alle moto attuali, al caro vecchio motore a combustione interna. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video del Moto Festival o anche al prossimo video di moto.it. Ciao!